Radio Sound, eccoci al nostro appuntamento con Kung Fu Life. Questo giovedì 27 di aprile abbiamo con noi Maurizio Tesio, ciao Furio Piccinini. Io li indico anche agli amici in radio che c'è il sud della Solana, no, perché poi c'è la ripresa, c'è la video ripresa. Allora, parliamo oggi di l'argomento. L'ha scritto Maurizio sulla maglietta. Adesso si può portare apposta. È scritto in cinese, naturalmente. Adesso traduco: Ip Man Wing Chun Martial Art Asn. Cos'è un codice fiscale questo? Perché se togli la N diventa problematica. Ass in inglese è tradotto all'idea di qualcosa che uno vorrebbe prendere a calci. E oggi so che parleremo di calci. Parliamo dei calci nel Kung Fu, il ruolo che questi hanno all'interno del Kung Fu e, perché no, all'interno del Wing Chun, che è la disciplina che noi pratichiamo e insegniamo. E più in generale all'interno della nostra vita, no? Quando vorremmo prendere a calci qualcuno, nel di dietro, come si dice, impariamo a farlo bene. Ottimo target. Ottimo target. Idealmente uno c'ha sempre qualcuno da prendere. No? Adesso ritorniamo invece sulle realtà del Kung Fu, quindi è importante, no? Importante perché calciare. Sì, perché le armi, tra virgolette, del nostro corpo sono appunto le braccia e le gambe, ma quelle che ci garantiscono la distanza maggiore sono naturalmente le gambe, quindi capirai che soprattutto in contesto anche sportivo, perché sì. No, ma anche in contesto di difesa personale, saper valutare le distanze, il cosiddetto il rapporto tra tempo e distanza, il cosiddetto timing, si gioca molto proprio sulla parte delle gambe. Beh, quindi uno più alto però più è avvantaggiato, perché lo tengo troppo avvicinato, vedi che non riesco. Sì. Quello è un dato di fatto. Qualunque disciplina, qualunque cosa uno pratichi, possono raccontarti tutto sportivo. Quello che vuoi, ma... le dimensioni qua. Però Bruce Lee era piccolino, comunque non era altissimo, quindi poi ci sono delle altre cose. No, allora se parliamo per esempio in due persone preparate, è ovvio che se entrambi sono preparati allo stesso livello. È ovvio che il maggior allungo o il maggior peso, massa e maggior potenza, è ovvio. Sì, perché sono delle leve, poi usare... È fisica. L'arte marziale, il nostro corpo diventa una parte, insomma, che viene usata come leva. Però ci deve essere anche qualcosa forse che riguarda l'utilizzo. Perché i grandi, poi non ho mai visto dei grandi maestri. Beh, voi siete in Giappone più di me, quindi... Hong Kong, più di me, quindi anche lì ho mai visto grandi maestri, altissimi comunque. Beh, diciamo campioni. Che ci sono campioni sì. Diciamo che le competizioni che fanno là non godono del supporto mediatico qua, sì. Per cui quelli che sono i campioni, quindi noi vediamo solo i più piccoli, no, vediamo no. Diciamo le discipline associate alle Olimpiadi, noi vediamo quelli che vengono da là a combattere qui per un titolo europeo o mondiale. Comunque tu dici che le leve, se più è alto uno più avanti, assolutamente. Però io ci metto anche l'uso probabilmente, perché parlando dei campioni vedi che non me li tiri fuori alti, sono rimasti della nostra altezza, perché noi tra tutti e tre non è che siamo poi dei gran campioni di altezza, assolutamente. Altrimenti Maurizio non lo faremmo neanche maestro, lo faremmo sotto. No, ma io non lo so. Sono un accompagnatore. Allora, ritorniamo ai calci, dai. C'è un bel aneddoto cinese che dice che al nord si calcia e al sud si danno pugni. Le motivazioni è da pensarci, ascoltatore: al nord si calcia, al sud si danno pugni. Distinguono magari le discipline, non del corpo. No, perché nella Cina del nord si sono sviluppate discipline come può essere lo Shaolin o altri tipi di Kung Fu, che sono specializzate per l'utilizzo dei calci. Se pensiamo agli stili che fanno parte del cosiddetto Wushu, quindi tutto quello che è il set delle discipline marziali cinesi. La maggior parte di quelle che portano colpi anche molto belli da vedere. Adesso stavo pensando a una cosa, molto efficiente. Una cosa che è un po' difficile però attraverso la radio, ma anche nel video, perché tanto so che non lo farai vedere. Ma vediamo se riesci a darmi un piccolo segreto per gli ascoltatori per poter calciare bene o districarsi da una situazione a cui appunto la gamba ti serve per allontanare. Vabbè, numero uno, saper controllare l'equilibrio. Senza quello non puoi sollevare una gamba.
quindi, oppure il tuo calcio va a finire sul pavimento, perché cioè devi riprendere, esatto, è una caduta insieme al tuo stesso calcio. Quindi bisogna imparare l'equilibrio. L'equilibrio è basilare. Ed è per quello che la prima parte, penso, di qualunque disciplina di Kung Fu, in quanto preparazione dell'arma calci, prevede appunto di studiare l'equilibrio del corpo, migliorare quello che è l'equilibrio, migliorare le posizioni, da cui deriva un miglior autocontrollo e quindi una maggior capacità di riuscire. Per far capire meglio, torniamo dopo. Torniamo giovedì prossimo e cercheremo di capire di più, però per farlo capire bene, per me devono venire da voi. Dove vi trovano? Allora, ci trovano online, possono trovare informazioni online sul sito informaesicuri.it, oppure semplicemente cercando il nome di Maurizio Attesi o Furio Piccinini su Google, googolando i nostri nomi, fuori qualcosa. Googolando al ritmo di Radio Sound, al ritmo di Piacenza e al ritmo che piace. Con noi abbiamo avuto Maurizio Attesi e Furio Piccinini per il nostro Kung Fu Life.